Oggi voglio unire la mia passione della pasticceria con quella per i lievitati con questa pizza al cioccolato. Cioè, che altro devo dire? Anzi sì, una cosa, scopriamola insieme. Prepariamo la biga, versiamo la farina, il lievito di birra, l'acqua, mescoliamo molto velocemente, non si deve formare un impasto ma solo delle grosse briciole, mettiamole in un contenitore, copriamo con la pellicola, buchiamola, riposo in frigo per 18 ore. Dopo riposo mettiamo la biga nella planetaria, aggiungiamo il miele, il cacao amaro, il latte intero, il lievito di birra, facciamo impastare 3-4 minuti, come si forma l'impasto aggiungiamo l'altro latte, facciamolo assorbire, uniamo alla fine il latte intero, il sale fino, facciamo assorbire anche questi, si deve sempre mantenere l'impasto incordato, aggiungiamo il burro, facciamo incorporare, solo alla fine il cioccolato, quello che preferite, trasferiamo l'impasto sul tavolo, lavoriamolo velocemente, allarghiamolo per fare la laminazione e chiudetelo così come state vedendo nel video. Formate un panetto, mettetelo in un contenitore, facciamo lievitare per 2 ore. Dopo la lievitazione rovesciate il panetto sul piano, allargatelo leggermente, piegatelo per formare un panetto così come sto facendo io nel video. Formato il panetto, rodeatelo sul tavolo, mettetelo in un contenitore e fate lievitare per 2 ore. Dopo la lievitazione trasferite l'impasto su un piano infarinato, stendetelo partendo dai bordi poi verso il centro, trasferitelo su una teglia oliata, condite in superficie con olio extravergine di oliva e zucchero semolato, cuocete in forno statico a 230 gradi per 16-18 minuti. Ed ecco che la vostra pizza al cioccolato sarà perfetta, pronta da farcire come preferite.